commerciale. Ma io, diciamo, la lettura è già un fenomeno complesso, come direbbe qualche professore universitario, è un fenomeno complesso. Ma mi chiedo, davanti a delle immagini, come non si trovi qualcuno che dica, ma vi rendete conto, Lady Gaga? Vuole dire, queste cose, questi fenomeni in cui addirittura vengono accolti e esaltati come delle divinità. Soltanto strusciarsi a Lady Gaga sembra strusciarsi a una dea dell'Olimpo, ma no, nessuno vede la volgarità, la nullità di personaggi di questo genere gonfiati in un modo. Siamo nell'ambito della cultura, dell'estetica, ma senza avere senso estetico. La cosa curiosa è questa: si fa tanto l'esaltazione, la mania del bello, ma il brutto non si vede. Come mai che non si vede il brutto? Non il brutto voluto, no? Perché poi esiste anche l'estetica del brutto. Ma è un fenomeno assai curioso quello che è diventato il pubblico della cultura. Che cosa cerca il pubblico della cultura in quello che le viene offerto come cultura? Ma io non lo capisco, è un mistero. Sì, probabilmente sì. Cercano una forma di partecipazione mistica con qualcosa che immaginano comunque superiore, a cui aspirare, con cui avere un qualche cieco rapporto, gratificante senza che gratifichi in modo preciso.